ragazzi, sono Lucas e ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui insieme a due miei amici, Gabriele e Oreste, su Roblox. Prima di iniziare lasciate un bel like sull'iscrizione del canale e attivate la campanellina per non perdervi altri video insieme a loro. Detto ciò ragazzi, presentatevi! Ciao, io sono... Vabbè, io sono Carmine e vengo da Montesacchio. Sono un grandissimo, maissimo fan di Fedez. Ora ti presento Oreste. Allora, io mi chiamo Oreste Bizzarro e vengo da Montesacchio. Io sono un grande fan di Rosa Chemical e Blanco. Ok, mai. Detto ciò ragazzi, siamo su Genga, che credo non abbia bisogno di descrizioni, quindi io lo possiamo capire. No. Via ragazzi, poche mai abbiamo all'improvviso Lucas vince subito, va bene. Adesso attaccherà, vediamo cosa riesce a combinare. Allora, comunque ragazzi, mi sono sbagliato cantante, io sono solo fan di Blanco, non sono fan di Rosa Chemical, scherzavo. No, perché dopo il casino che ha fatto a Sanremo, non penso. Io penso che Blanco è bravo. Sì, perché Blanco... C'è ancora Christian vivo. Che figura di cazzo che farà comunque. Stavo per dire una parolaccia, mannaggia a me. Non le dire. Ok, vai Christian. Ce la puoi fare. Troppo alto. Oreste però, senza offesa, stai girando molto male. Ecco, su questo concordo molto. Però non ci concentriamo sui cantanti, concentriamoci su Jenga e su Roblox. Mi raccomando, voi concentratevi ad iscrivervi al nostro canale, o meglio, al mio canale. Sì, vabbè, comunque io ho vinto. Ah, adesso tocca a me, ragazzi. Ok, adesso Carmine ci attaccherà. Vediamo cosa riesce a combinare questo ragazzo. Lucas, secondo me... Io temo un pochino Carmine su Jenga, ma va bene. Perché questo distrugge sul serio tutto. Di nulla e di nessuno. Vai, Carmine. Ok, ce l'ho fatta, siamo sopravvissuti. Okay, più o meno, Sono scivolato, sono proprio stupido. Sei proprio un idiota. Ti ho detto di non mettere la saponetta. Hai fatto scivolare Oreste anche me. Vai Christian, dai che ce la puoi fare. Ci incontreremo nell'aldilà. Buongiorno. Ok, ciao Lucas. Ciao. Sai come il nostro fratello, se ce la farà. Che credi nell'aldilà? Vai ancora. Christian muore. Niente. E adesso forse dovrebbe essere il momento mio. Invece no, è di Christian. Christian il distruttore, vai Christian, dai. Per chi non lo sapesse, Christian è mio fratello. Già lo sapevamo, però quelli sono dettagli. Vai Christian, attacca. Oddio, no, ragazzi! Christian, ma che hai a Bunger? Christian, ma perché vuoi diventare ciccione con i due hamburger? È perché sono troppo buoni i commenti. Ok, io scendo, ragazzi. No, chi si suicida? Certo io no. No, io sono acceso. Certo no. Comunque, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi tutti al canale. Mi raccomando, è importante. Mi fido di voi, Mi fido di voi. Carmine, fammi su. Sei trasparente. Ok, abbiamo capito, Carmine, che ti piace fare. Adesso non c'è bisogno di quello che dice. Comunque ragazzi, io mi fido tantissimo di voi, mi raccomando iscrivetevi. Oddio, ma questo qua gli sta distruggendo la torre. Ce la possiamo fare? Ragazzi, mi stava andando un sole in faccia, ma va bene. Non fa nulla, Oreste. Io mi metto io qua perché ho paura di questo nemico. Adesso
Io la trovo in alto. Riprova, Chris. Ragazzi, ho capito che è il sole, ma... ma tu ma va bene, raga. Oddio, raga. Ragazzi. Sì? Andiamo di qua. Lucas, no, mi sa che forse ci ha distrutto quasi tutta la base della torre. Carmine, scusa. Ci ha distrutto tutto. Ci ha distrutto tutto. Siamo ancora lì. Oddio, che fortuna. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. Carmine, mi raccomando, senza... Carmine, senza cantare, per favore, perché a me a Lucas cantare ci fa un po'... Non è il momento. Ci fa un po' di sconcentrare, si può dire. Okay. Oh, ma è quasi distrutta tutta la torre, siamo sopravvissuti. Ma oh, ragazzi, ma io ragazzi so che su questa Jenga quando si arriva alla fine c'è un bottone e che se lo premiamo si vince. Quindi dobbiamo arrivare fino alla fine della torre di Jenga. Ok, adesso... Oddio, io sono morto! No, Lucas! Lucas, vinceremo per noi! Lucas, vinceremo per te! Deve solo sfondare gli ultimi blocchi! Dai! Dai Lucas, fai il tifo per noi, vero? Se vuoi fare l'ultimo sulla prima, Nesto. Per i miei amici. Dai ragazzi, ce la se tu, Nanetto, laggiù vuoi fare l'utile, per favore, distruggi gli altri blocchi. Gli altri blocchi. No. Carmine, non puoi saccelare! Carmine, prendi quel dannato bottone! Ti prego! Sì, non ce l'ho fatta, ragazzi! Però adesso, per concludere in bellezza questo video, ovviamente l'obiettivo è buttare giù questa torre. Lucas, ma perché? Lucas, prima eri bravissimo, molto è diventato un cattivone. Sì, ah, così sì, dal caso. Se lo sono proprio. E non vedo l'ora di distruggermi la torre. Non fare il bimbo manè. Attenzione. Tutti all'ultimo piano, non è possibile, ragazzi. Mi sa che avete vinto. Non è vero, perché il bottone è ancora chiuso. Non si può dai, più aprire il bottone e finiremo già la round. Sì! No! Sì, no! No. Sì. Lucas, sì. Tutti bravi. Adesso ragazzi e chiuderemo il giro. Aspettate ragazzi, che ora devo piazzare un bel sole soprattutto di sotto. Così ragazzi ci vado a rompere tutta la torre a questi qua. Mannaggia. No, allora, però, aspetta. Ok, grazie. Ok, è ora di ammazzare a Carmine, ho già capito. E anche a Lucas, soprattutto. Ragazzi, aspettate. Ragazzi, aspettate. Attenzione, io sono da casa e Cristo. Ho capito la tecnica, ragazzi, vai, ti fate per me, mi raccomando. Chi rimane? Per favore, Cristina, devi vincere per la madre, devi vincere per noi. Attenzione, e ancora adesso. Carmine, tu sarai l'ultimo ad attaccare di questo video. Mi raccomando, mi raccomando, bene, facci vincere. Sì, facci vincere tua sorella. Grazie. Che si vuole buttare la nostra... Ho l'angoscia di vivere. Aiuto! Carmine si mostra subito pericolosissimo. No! Okay, no. Addio, ma perché? Ma Carmine sul serio mette le saponette però! Boom! Oddio! Vai Carmine ancora di più! Carmine ancora di più, dai! 24!
Mi sa che è troppo alta, sai, Carmine? Lucas è sceso giù, sai, Carmine? Ma ecco dove siete voi. Le spie. Ti ho visto, Luca! Ma se, non è colpa mia se sono in paradiso qua sopra e ti vedo. E anche io vedo te. Quindi Lucas vuol dire che stai per morire anche tu, visto che mi vedi. Lucas, probabile. Fate questo in memoria di me. Picchiate Lucas. Diciamo cose violente. Oh! Troppo figo, raga. La torre sta diventando pelata con il passare del tempo. No. Picchiato fortissimo, mamma mia. Non credo, Carmine, perché non mi hai ancora preso cheat. 17. Ma figurati se mi prendi, dai. Ma figurati. Stavo scherzando. Ok, ragazzi, questo video direi che può concludersi qua. Grazie per la visione. Detto questo, ciao ragazzi. Ciao.